Ucciso all'alba dalla polizia l'attentatore che ieri aveva sparato a Copenaghen, prima nella sede di un convegno sulla libertà di espressione e poi davanti a una sinagoga della città. Il bilancio finale è di 2 morti e 5 agenti feriti, ma nella capitale danese resta molto alto l'allarme terrorismo. Le milizie dell'ISIS, presa Sirte, ora puntano su Tripoli. Dopo l'allarme della Farnesina, è in corso le operazioni di rientro via nave di molti italiani. Nuove minacce, jihadiste, Gentiloni definito ministro crociato. E il ministro della difesa, Pinotti, annuncia: l'Italia è pronta a guidare la coalizione sotto l'egida dell'ONU e a intervenire con 5.000 uomini, ma ora va sostenuto lo sforzo diplomatico. E intanto arrivano altri barconi di migranti. Renzi tira dritto sulle riforme, andremo avanti anche da soli, dice il Premier. Sì al dialogo, ma era inevitabile la prova di forza, ammette il vice segretario PD Guerini. Le opposizioni, dopo aver abbandonato l'aula, però lanciano la sfida. Non abbiamo paura del voto anticipato, lo dice Brunetta di Forza Italia. I 5 Stelle sono pronti alle dimissioni in massa per andare alle urne. In Ucraina, fragile tregua dalla mezzanotte nelle regioni dell'est. I ribelli separatisti hanno colpito un villaggio nei pressi di Lugansk, uccisi 2 civili. L'Europa col fiato sospeso anche per il negoziato sul debito greco. Frenetiche le trattative in vista dell'Eurogruppo di domani. Matene ribadisce il no all'attuale programma di salvataggio. Anticipi di campionato, il Napoli battuto dal Palermo frena la sua corsa per il secondo posto e si deve guardare le spalle dalla Fiorentina, a 4 punti dal terzo posto dopo la vittoria col Sassuolo. In campo il Milan, in questo momento contro l'Empoli, la Roma ospita il Parma e nel posticipo di questa sera la Juventus gioca a Cesena. Buongiorno a tutti, bentrovati, buona domenica. Dunque a Copenaghen in Danimarca la caccia all'uomo è finita, caccia all'uomo che era durata tutta la notte, tutta ieri sera, perché ci sono state 2 sparatorie importanti ieri, una durante un convegno organizzato in onore della rivista Charlie Hebdo sulla libertà di espressione. Probabilmente la vittima destinata era un vignettista danese, Lars Vilks, e poi c'è stata un'altra sparatoria nella notte, più tardi, di fronte a una sinagoga. Il bilancio delle vittime è di 2 morti e 5 feriti, ve lo dicevo nei titoli, ma poi alla fine la polizia, durante un'altra sparatoria, ha colpito a morte un uomo che probabilmente, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere il responsabile di entrambi gli attentati. L'allerta naturalmente nella città rimane altissima. Nulla suggerisce che ci sia un altro attentatore. L'ultima dichiarazione delle autorità di Copenaghen fa tirare un sospiro di sollievo ai danesi dopo una notte di spari e terrore. L'uomo ucciso dalla polizia nei pressi della stazione di Nørrebro, nel cuore della capitale danese, è lo stesso che in 2 distinte azioni terroristiche ha aperto il fuoco prima nel caffè dove era in corso un dibattito sulla libertà di espressione e poi davanti alla sinagoga, uccidendo 2 persone e ferendone altre 5. Un giovane di 25-30 anni, dai tratti arabi, secondo la descrizione fornita fino a questo momento dalla polizia, che subito dopo il primo attentato aveva diffuso via Twitter questa foto. Ieri pomeriggio l'uomo aveva tentato di fare irruzione nel locale dove stava per prendere la parola l'ambasciatore di Francia. Si parlava di libertà di espressione e presente in sala c'era il vignettista danese Lars Vilks, più volte minacciato di morte per aver raffigurato nei suoi disegni il profeta Maometto con le sembianze di un cane. Era lui, con ogni probabilità, l'obiettivo dell'attacco, ma il terrorista solitario è stato intercettato dagli agenti di polizia e dall'esterno ha sparato verso la sala del Kruttenden Café. Un regista di 55 anni, presente al dibattito, è stato colpito a morte. 3 agenti sono rimasti feriti. Erano le 4 del pomeriggio e da quel momento è cominciata la corsa contro il tempo da parte delle forze di sicurezza danesi. Il timore che quell'uomo, fuggito in macchina e poi in taxi, potesse colpire ancora è diventato realtà. In tarda serata, davanti alla sinagoga, ha sparato e ucciso Dan Ozan, 37 anni, un membro della comunità ebraica, che aveva il compito di controllare l'ingresso dei visitatori all'edificio dove era in corso una cerimonia religiosa. In quel momento, dentro la sinagoga, c'erano almeno 80 persone. Anche in questo caso, 2 agenti sono rimasti feriti, colpiti alle braccia e alle gambe. La fuga a piedi dell'attentatore si è conclusa non lontano da lì, nel quartiere di Nørrebro, dove la polizia teneva sotto sorveglianza un'abitazione. L'uomo ha aperto il fuoco, ma questa volta è stato ucciso dalla polizia.
Noi come nazione abbiamo vissuto ore che non dimenticheremo mai, ha detto il primo ministro danese Helle Thorning-Schmidt davanti alla sinagoga dove ha lasciato un mazzo di fiori. Da Tel Aviv il premier israeliano Netanyahu ha detto che ancora una volta gli ebrei vengono uccisi sul suolo europeo solo perché sono ebrei. Questa ondata di attacchi terroristici continuerà. Israele, ha ribadito rivolgendosi agli ebrei d'Europa, è la vostra casa. E proprio poco fa si è saputo il nome del regista che avete sentito nel servizio, è stato colpito a morte nel centro culturale. Si tratterebbe di un regista danese, Finn Norgard, lo ha comunicato la televisione pubblica danese, anche se la sua identità non è stata ancora confermata da fonti ufficiali della polizia. Parlavamo appunto degli attentati di matrice jihadista, anche un altro paese, in questo momento la situazione, un altro paese sta precipitando proprio a causa dell'avanzata dei guerriglieri che si rifanno al sedicente Stato Islamico. Stiamo parlando della Libia, la situazione è sempre più grave e sembra sempre più concreta la possibilità anche di un intervento militare, tanto che lo stesso ministro Pinotti ha dichiarato in un'intervista che l'Italia sarebbe addirittura pronta a fornire degli uomini per un intervento sul campo. Resta naturalmente sempre aperta però la pista diplomatica. Quello che è certo è che proprio in questo momento moltissimi degli italiani che si trovano in Libia stanno tornando in Italia, lo stanno facendo via nave, la nave è scortata dalla Marina Militare e anche da un pattugliamento aereo. Gli italiani stanno lasciando la Libia. In gergo diplomatico si tratta di una operazione di alleggerimento del numero dei nostri connazionali presenti nel paese. Significa che non è in corso un'evacuazione totale e che alcuni resteranno perché devono, altri perché vogliono, come il vescovo di Tripoli, Martinelli. Era stato chiaro, non lascio i miei fedeli da soli, perché se sono ormai poche decine gli italiani rimasti nella capitale, sono molti di più gli immigrati cristiani, come i filippini, che resterebbero senza un luogo dove rifugiarsi. Che la situazione in Libia sia preoccupante lo dimostrano le parole dei nostri ministri della difesa e degli esteri. Giovanna Pinotti ha detto che non possiamo permetterci di avere il califfato che governa di fronte alle nostre coste, da dove continuano a partire barconi e poco fa ne sono stati contati 12. Se necessario, ha aggiunto Pinotti, potremmo mandare fino a 5.000 uomini per formare una forza internazionale che il nostro paese sarebbe in grado di guidare. Paolo Gentiloni appena ieri aveva detto che l'Italia è in prima linea nella lotta al terrorismo, pronta a fare la sua parte. Forse si sta già lavorando ad un intervento militare, forse si sta già pensando persino ai famosi scarponi sul terreno, anche italiani. Dovrebbe essere un'operazione che rimette un po' d'ordine in Libia. Del resto ormai sono in parecchi tra storici e politici a condannare la guerra fatta a Gheddafi nel 2011, anche se pochi sottolineano che le mancanze dell'Europa furono quelle di lasciare la Libia sola in balia delle milizie armate fino ai denti e libere di somalizzare il paese. Le dichiarazioni di Gentiloni intanto hanno incendiato gli animi degli jihadisti, che non ci hanno messo molto ad attaccare il ministro dandogli del crociato. Tutta propaganda buona per il reclutamento sul terreno. Le bandiere nere che hanno occupato una parte di Sirte hanno annunciato di voler marciare su Misurata. Proclami che stanno addirittura compattando le milizie rivali di Misurata e Zintan, le stesse che la scorsa estate si sono date battaglia per il controllo dell'aeroporto di Tripoli. Vicine alla Fratellanza Musulmana le prime, laiche le seconde, starebbero lavorando per bloccare insieme l'avanzata degli jihadisti verso Est. Il vessillo di al-Baghdadi è troppo anche per loro. Intanto si è saputo che la nave che sta appunto rimpatriando gli italiani farà scalo a Malta per rifornirsi di carburante e poi proseguirà la sua navigazione, si dovrebbe fermare in Sicilia, il porto di destinazione dovrebbe essere quello di Augusta. Nel frattempo, sempre in quelle acque, sono stati intercettati altri nuovi ennesimi barconi carichi di migranti che appunto stanno cercando di salvarsi la vita per arrivare nel nostro paese. I soccorsi sono già partiti, sono coordinati come sempre dalla Guardia Costiera. Le imbarcazioni si troverebbero a 100 miglia a sud di Lampedusa e proprio in questa zona appunto si stanno dirigendo mercantili e imbarcazioni della Guardia Costiera. Era più di un timore, una semplice previsione, era una certezza che, condizioni del mare permettendo, sarebbe iniziata una corsa verso le coste dell'Europa mediterranea, la Grecia, Malta, la Spagna, ma soprattutto l'Italia. E ora i bollettini della Guardia Costiera si affollano di numeri e di battelli in pericolo, barconi che partono ormai senza più gli scafisti a bordo, l'ordine è andare dritti
e sperare che qualcuno intervenga in caso di naufragio, come quello della settimana scorsa, nel quale sarebbero morti più di 300 migranti. In queste ore sono almeno 12 le imbarcazioni segnalate a sud di Lampedusa, con il loro carico di donne, bambini, uomini in fuga, motovedette, rimorchiatori, pescherecci, unità della Marina e della Guardia di Finanza vanno loro incontro in quel braccio di mare che porta in Italia i più fortunati. È una riedizione dell'operazione Mare Nostrum che ha salvato migliaia di vite ma ha lasciato il posto a novembre alla missione Tritone, limitata all'immediatezza delle coste, dunque inadeguata a salvare vite in alto mare. L'avanzare delle milizie nere nel Golfo della Sirte costituisce un motivo in più per lasciare la Libia il prima possibile. Il governo italiano preannuncia una richiesta urgente diretta alle autorità comunitarie per un immediato rafforzamento del sistema di controllo e salvataggio, senza il quale si rischiano nuove stragi. Ieri altri 390 migranti che erano a bordo di 4 imbarcazioni erano stati trasferiti sulla nave Peluso della Guardia Costiera. A Pozzallo, è sempre cronaca di queste ultime ore, sono arrivati in 280. Si è saputo che tra loro c'è anche un giovane centroafricano ferito a colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito prima della partenza da trafficanti decisi a costringere i migranti ad ogni costo a salire sui gommoni. Dopo aver pagato centinaia di euro per lasciare la Libia, si è obbligati a partire senza viveri, con una riserva minima d'acqua e anche se le condizioni del mare non lo permettono, come è successo nel giorno della strage. Sicuramente questo è un tema di dibattito politico in queste ore, politica che però ancora non si è ripresa dalla lunghissima maratona che è stata fatta all'aula della Camera per approvare il DDL Boschi sulle riforme. Renzi lo ha ribadito in maniera molto chiara anche nelle ultime ore: non ci faremo fermare, non ci siamo fatti fermare, perché l'importante è andare avanti. Però resta il problema delle opposizioni, che sono ancora molto in polemica proprio per la decisione di andare avanti in questo modo e di votare un provvedimento soltanto da parte della maggioranza. Tanto che il Movimento 5 Stelle ha addirittura minacciato dimissioni di massa per andare subito a votare, per in qualche modo far sciogliere il Parlamento. E anche Forza Italia, per bocca di Brunetta, appunto, ha lanciato il suo ultimatum. Sentite. Poi Renzi ha spaccato tutto, ha rotto tutto, ha distrutto tutto, si prenda questa responsabilità. Forza Italia rimette nel campo renziano le responsabilità della marcia solitaria della maggioranza, che nella notte di venerdì ha terminato di votare da sola alla Camera, in un'aula semivuota, le modifiche alla Costituzione con la riforma del Senato. Se il Premier infatti accusa Berlusconi di aver fatto una giravolta e rivendica la necessità di andare avanti comunque, gli ex alleati del Nazareno, oggi a capo dei rivoltosi, la vedono diversamente. Lo schiaffo sul Quirinale ha mostrato il vero volto di Renzi, una natura autoritaria da bullo di provincia, spiega Brunetta. In settimana porteranno le loro doglianze al presidente Mattarella, che riceverà delegazioni di tutte le opposizioni. Sulle barricate i 5 Stelle, che propongono dimissioni di massa dal Parlamento così da andare a nuove elezioni, proposta estesa a tutte le forze politiche che erano fuori dall'aula. Alla tensione si aggiunge tensione, questa volta in casa PD. La minoranza ha sofferto il voto in quell'aula e se Civati e Fassina sono usciti, Boccia minaccia di farlo per il voto finale a marzo se i vuoti non verranno riempiti. Linea per ora sconfessata da Bersani, che invita tutti alla calma. Bisogna mediare, tentare di recuperare interlocutori, aggiunge il capogruppo Speranza. A loro oggi tende una mano dallo Stato Maggiore Democratico Guerini. Metteremo in campo ogni sforzo per riannodare il dialogo, anche se è preciso andare avanti così è stato necessario. E Giachetti avverte tutti: se ci saranno incidenti in aula si torna al voto. Possibile a quel punto ripristinare il Mattarellum, sistema che, secondo le proiezioni, regalerebbe una larga vittoria al PD. Minaccia per spaventare i suoi, che non attecchisce su Forza Italia, spiega Brunetta, che aggiunge: in Senato non hanno i numeri per mettere mano al sistema, se si torna alle urne sarà con il consultellum. Per una volta diamo una buona notizia sull'Ucraina, perché sembra reggere la tregua che è stata decisa a Minsk nella quadrilaterale, scattata la notte scorsa, mezzanotte, ora di Kiev, le 11 più o meno ora italiana, anche se naturalmente tra le parti le accuse di violazione di questa tregua continuano, così come continua a lavorare la diplomazia. Il segretario di Stato americano Kerry ha chiamato il ministro degli esteri russo Lavrov proprio per sostenere l'accordo che è in atto. E oltre a qualche notizia appunto sporadica di combattimenti, c'è una presa molto forte del Cremlino, che è arrivata poco fa e che ha sottolineato che tutte le misure previste da questo accordo
di Minsk devono essere osservate in maniera incondizionata, dunque nessun comandante su campo può prendersi il diritto appunto di cominciare a sparare. Sentite. È fragile, appesa ad un filo la tregua concordata a Minsk. Sono trascorse 14 ore dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato alla nazione e chiesto il rispetto dell'intesa. Ordino alle forze armate ucraine di cessare il fuoco dalla mezzanotte. Chiedo con forza che tutti i punti del protocollo di Minsk siano rispettati. Un appello che però non sembra aver avuto il totale sostegno delle parti coinvolte nel conflitto. Lo denuncia Valentin Nalivaichenko, capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina. Meno di un'ora dopo l'inizio del cessate il fuoco, racconta, i ribelli separatisti hanno sparato alcuni colpi di mortaio contro il villaggio di Popasnoe nella regione di Lugansk, uccidendo almeno due persone. Il villaggio colpito dai mortai si trova nella zona di Debalcevo, nella vicina Donetsk, dove si sono concentrate nelle ultime settimane i combattimenti più violenti. Tre le vittime e una decina di feriti negli scontri che ieri a Donetsk hanno preceduto la tregua. Questa mattina invece in città non ci sarebbero stati scontri a fuoco o tiri di artiglieria, ma la tensione resta comunque molto alta. Noi crediamo nella pace, speriamo che non torni più la guerra, dice questa ragazza che vive a Luhansk. Spero che la gente possa tornare a camminare per le strade. Anche a Mariupol, la seconda città della provincia di Donetsk, controllata dall'esercito di Kiev, la gente spera che la tregua duri. Sono molto felice per l'accordo, dice questa donna. Sto pregando Dio che il cessate il fuoco duri. Qui tutti vogliamo solo la pace. Il leader ucraino Poroshenko si è sentito telefonicamente con il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel, i due leader europei che hanno preso parte alle lunghe trattative di Minsk, mentre il segretario di Stato americano John Kerry ha chiamato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov per chiedere di impegnarsi perché venga rispettata la tregua. L'attenzione della comunità internazionale è ora concentrata sul secondo punto del protocollo di Minsk, il ritiro dalla linea del fronte a partire da martedì delle armi pesanti. È un accordo fragile, ma è l'unica opportunità che abbiamo, ha ricordato anche oggi l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Dicevo della situazione che sta precipitando in Libia ed è arrivata poco fa la notizia che l'ambasciata d'Italia a Tripoli ha sospeso ogni attività proprio in relazione al peggioramento delle condizioni di sicurezza. Tutto il personale è stato rimpatriato via mare, anche se la Farnesina ci tiene a sottolineare che i servizi essenziali saranno comunque assicurati. C'è un altro fronte caldo però dal punto di vista economico-finanziario, che è quello che riguarda la Grecia, la rinegoziazione del suo debito, anche se è domenica si continua a lavorare a livello dei ministri proprio per riuscire a trovare un accordo su questo punto che possa essere presentato domani all'Eurogruppo a Bruxelles. Il premier greco Tsipras resta ottimista, ha detto che i nodi sono complicati, quelli da sciogliere, ma comunque si stanno facendo passi avanti. Cominciano domani le due settimane decisive per la partita greca. Tra meno di 24 ore a Bruxelles l'Eurogruppo farà il punto sul negoziato in corso mercoledì 18. La BCE dovrà decidere se concedere o meno le linee di credito d'emergenza alle banche greche. E infine, sabato 28, scadrà il vecchio accordo sottoscritto con la Troica dai precedenti governi ellenici. 14 giorni per un braccio di ferro interminabile, magari all'ultimo minuto, ma l'accordo arriverà, sostiene il ministro delle finanze Varoufakis. Sui temi finanziari, anzi, l'intesa sarebbe stata raggiunta e mancherebbe invece su privatizzazioni e riforma del lavoro. Forte della vittoria elettorale, il premier Tsipras vuole la Troica fuori dalla trattativa sul rientro del debito da 315 miliardi, pari al 175% del PIL, e in questo anche le parole pesano e come. Se Varoufakis nell'immediato parla di accordo ponte, lasciando intendere una netta discontinuità col passato, il collega tedesco Schäuble usa il termine estensione del programma di aiuti in scadenza. Nei fatti, per Atene, l'uscita dall'austerity che ha devastato l'economia del paese prevederebbe subito l'aumento di 8 miliardi del tetto massimo di emissione di bond già esaurito. Ma visto il rifiuto dei controlli della Troica, la BCE ha deciso 10 giorni fa di bloccare l'accettazione dei titoli greci in garanzia. E Tsipras allora ha rilanciato chiedendo indietro 2 miliardi per il plusvalore sui bond ellenici incassati da Francoforte nell'estate 2010 della grande tempesta dell'euro. Varoufakis poi vorrebbe trasformare i prestiti dei paesi crediti
maggiori in bond legati al PIL nazionale e i titoli in possesso della BCE in obbligazioni perpetue. Il 30% delle riforme sociali imposte dalla Troica invece andrebbe sostituito da un programma in 10 punti per la crescita, concordato con l'Organizzazione per la Cooperazione Europea. In tutto questo, a metà settimana i dati sulle entrate fiscali segnavano un meno 23% rispetto alle previsioni e se il negoziato saltasse, la fuga di capitali dalle banche greche, che in 2 mesi ha raggiunto i 20 miliardi, si impennerebbe. Eppure lo scenario, paradossalmente, spaventa più l'Europa che Atene. Siamo tecnicamente già falliti da 5 anni, ripete sereno Varoufakis. Sa che il default ufficiale e definitivo a questo punto sono proprio i creditori internazionali a non volerlo. Non vedrebbero più indietro un euro e la mano di poker continua. Torniamo a notizie più strettamente italiane, è una sorta di bufera quella che sta colpendo la sanità siciliana dopo il caso della bimba di Catania morta subito dopo la nascita. C'è un nuovo caso a Trapani, un bambino morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale, era stato ricoverato per febbre. A Milano invece c'è stata il caso di una tragedia sfiorata ma per fortuna evitata. Grazie al grande senso di responsabilità dei medici, probabilmente è stata evitata un'altra tragedia che avremmo inserita di diritto nella parte alta della classifica dei casi di mala sanità. È successo a Milano, poco prima di Natale. Alla clinica De Marchi, uno dei più importanti ospedali pediatrici italiani, è arrivata la richiesta di ricovero per un bimbo egiziano di appena 1 anno. Soffre di immunodeficienza ereditaria, con gravi rischi di non riuscire a sopravvivere ad una piccola infezione. Per salvarlo servono cure particolarmente costose. 50.000 euro è l'esito delle terapie, è tutt'altro che scontato. Ma c'è un problema. Il reparto specializzato ha già abbondantemente superato il budget di spesa annua. Cosa fare? Il bimbo può essere ricoverato? Le riunioni si susseguono. Alla fine, per alzata di mani, i medici decidono per il ricovero. Il bimbo ora è salvo e sorge spontanea una domanda, ma in un paese civile come l'Italia, che si vanta di avere una sanità all'avanguardia, perché un medico deve essere chiamato a fare scelte di questo tipo? Mettere sul piatto della bilancia da una parte la vita di un bimbo e dall'altra i costi per salvarlo? Una storia che per fortuna è finita bene, ma che segue tanti altri casi di mala sanità, ultimi dei quali quello di Catania, dove per mancanza di posti letto la neonata Nicole è deceduta in ambulanza per una crisi respiratoria mentre veniva trasportata in ospedale di Ragusa. O la tragedia che arriva da Trapani, dove un bambino di 2 anni è morto giovedì sera dopo essere stato dimesso nonostante avesse la febbre molto alta. In un primo momento gli era stata diagnosticata una banale influenza, successivamente una forma di rosolia, ma si trattava di tutt'altro, probabilmente meningite. Abbiamo citato i casi più recenti, ma episodi come questi ormai sono all'ordine del giorno. Fatti che chiamano in causa la negligenza o l'incapacità di qualche medico, ma anche la politica dei tagli che in questi ultimi anni governi e regioni hanno imposto alla spesa sanitaria. Secondo le stime, nel 2012 alla sanità sono arrivati 3 miliardi in meno. Nel 2013 è stato operato un ulteriore taglio di 5 miliardi e mezzo e non è finita. Altri 2 miliardi 450 milioni di euro in meno sarebbero previsti nella legge di stabilità in discussione in questi giorni. Tagli inevitabili per il governo alla luce dell'inappropriatezza e degli sprechi nel settore, sempre più contestati. Proprio sul recente episodio della neonata siciliana interviene oggi Beppe Grillo in un articolo sul suo blog dall'eloquente titolo «I tagli alla sanità uccidono». Si legge che il Movimento 5 Stelle presenterà un'interrogazione al ministro Lorenzin, ma non ci sono dubbi sul fatto che questo possa considerarsi un caso concreto degli scellerati tagli del governo alla sanità. Adesso non possiamo non salutare con riconoscenza Michele Ferrero, il patron della casa Ferrero, l'inventore della Nutella, uno forse dei prodotti più conosciuti al mondo. È morto a 89 anni a Monte Carlo, l'uomo sostanzialmente che partendo da una piccola pasticceria di Alba ha creato un impero dolciario gastronomico davvero famoso nel mondo, creando moltissimi prodotti di successo e anche creando un modello di fabbrica, di imprenditoria sociale che poi è stata di esempio per tanti altri. Lo ricorderemo tra poco nel nostro
TG Cronache subito dopo il break. Intanto noi parliamo di calcio perché siamo alla 23esima giornata di Serie A. In questo momento a San Siro Milan-Empoli stanno giocando, il risultato è di 1-0. Intanto ieri dobbiamo fare i conti con i risultati di ieri, la sconfitta del Napoli a Palermo che di fatto ha riallontanato i partenopei dal secondo posto occupato dalla Roma, e proprio oggi la squadra di Garcia potrà allungare il proprio vantaggio sulla squadra di Benitez, in attesa di conoscere naturalmente il risultato della trasferta della capolista invece Juventus che gioca a Cesena. La rimonta del Napoli verso il secondo posto si interrompe in una notte siciliana. La squadra di Benitez torna dall'isola con il pesante fardello di una sconfitta che figlia certamente della grande prestazione del Palermo, ma che è anche la risultanza del riemergere di una serie di problemi mai risolti. In una giornata già difficile, nelle premesse il gol di Lazar, arrivato dopo appena 14 minuti con la complicità del portiere Rafael, ha indirizzato la gara a senso unico. Il raddoppio del Palermo ha confermato tutta la qualità del tandem meraviglia di Dybala-Vasquez, con quest'ultimo a rifinire la splendida iniziativa avviata da Quaison a 9 minuti del riposo. Paulo Dybala ha vinto alla distanza il duello tutto argentino con un Higuain fuori condizione e mal servito. Il gioiello del Palermo ha incantato la platea con giocate di classe assoluta, come in occasione dell'azione che ha portato al 3-0 firmato da Rigoni poco prima del gol della bandiera azzurra realizzato da Gabbiadini. Ora Benitez e i suoi dovranno guardarsi alle spalle, dove incombe la Fiorentina passata di slancio sul campo del Sassuolo. Il neo acquisto Salah, un gol e un assist, e Babacar, autore di una doppietta, i protagonisti di un successo che proietta la squadra di Montella quale protagonista di primo piano nella corsa al terzo posto. Della sconfitta del Napoli può avvantaggiarsi anche la Roma, che contro il Parma all'Olimpico avrà l'occasione per riallungare le distanze dai partenopei. La squadra di Garcia è ancora in piena convalescenza, ma avrà il vantaggio di recuperare Gervinho e di stabilire un primo contatto con il nuovo acquisto Dumbia. Fuori Totti e Maicon tornano dall'inizio sia Florenzi che De Rossi. La Juventus scende a Cesena, dove la tradizione indica chiaramente come per i campioni d'Italia potrebbe trattarsi di una semplice tappa di trasferimento. Allegri dovrà fare a meno di Tevez e lancerà dal primo minuto l'inedita coppia d'attacco Llorente-Morata. Scorrendo la classifica, è interessante la sfida del Friuli tra Udinese e Lazio e quella di Bergamo, dove l'Inter di Mancini contro l'Atalanta cercherà di dare continuità al proprio rendimento dopo il chiaro successo di domenica scorsa contro il Palermo. Ci fermiamo solo qualche istante e vi aspetto dopo la pubblicità per gli aggiornamenti. Eccoci di nuovo in diretta, vi dico c'è un aggiornamento sulla situazione in Libia, perché il governo riferirà giovedì prossimo in Parlamento, lo ha annunciato il ministro degli esteri Gentiloni, dichiarando che il peggioramento della situazione nel paese africano richiede un impegno straordinario e dunque una maggiore assunzione di responsabilità. Vedremo questo che cosa significa. Vi ricordo che il ministro Pinotti già stamattina aveva dichiarato che l'Italia sarebbe pronta anche a mettersi a capo di una coalizione internazionale sotto l'egida dell'ONU per un intervento proprio nel paese. Vedremo dunque cosa succederà nelle prossime ore. Io passo la parola a Raffaella Di Rosa per il nostro TG Cronache. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica.